Signori, buongiorno a tutti. Oggi per Biellese, territorio straordinario, vi proponiamo nel comune di Vigliano un qualcosa di splendido, magnifico e unico. Alle mie spalle troveremo il corpo principale composto da due unità abitative di complessivi 300 metri quadrati. In più l'ala storica, a cui sono già stati fatti 1000 lavori che tra poco vedremo nel dettaglio, di altrettanti 330 metri quadrati. Guardate. Sul fronte abbiamo un parco meraviglioso che vanta più di 10.000 metri, totalmente pianeggiante, totalmente piantumato e recintato. Un qualcosa veramente di magnifico e straordinario, da dove non si sente alcun rumore stradale. Quello che sto inquadrando adesso è un pozzo ricco d'acqua dalla quale la proprietà attinge per poter bagnare tutto il terreno. Ed ora aspetto il vecchio, che da buon motociclista dovrebbe arrivare, perché questa proprietà la voglio fare presentare a lui. In quanto costruttore di terza generazione, lo faceva già suo nonno, l'ha fatto per 10 anni con suo padre e una piccola esperienza di cantiere l'ho avuta anch'io, voglio farla presentare a lui perché è un qualcosa che ha nel sangue e che ci tiene a farlo. Motociclista, abbiamo detto, pensate che questo folle sulle sue moto ha masticato più di 400.000 km. Ora mi giro, che da questo lato dovrebbe arrivare il vecchio. A presto. No, ma t'hai visto il vecchio? Ma una volta mi sembravi tanto più bravo, non volevo dirtelo. Ma una volta non avevo 63 anni. No, ragazzi, andiamo a vedere sta casa. Nicola, devo far vedere io perché io adoro questo edificio. Andiamo a vedere? Andiamo. Perdonate l'occhio birbo, l'avete visto nell'altra inquadratura. Costava poco, era in offerta, perché non prenderlo? Comunque, andiamo a vedere il vecchio che, a parer mio, impennava meglio una volta. No, ma guardate che meraviglia, che sono già solo le scale che collegano vari piani, realizzate in acciaio e pietra. Immaginate solo il costo per costruire queste due scale. Ora cerchiamo il vecchio e vediamo se ha voglia di lavorare. Pa! No, ragazzi, ma cosa fate nelle grandi città? Dimensioni del salone, 9 metri per oltre i 5 metri, una sala da ballo. A terra abbiamo del gres porcellanato, che per noi donne è una cosa straordinaria, perché tu passi uno straccio con un po' di ammoniaca e hai fatto tutto. Salone con camino a lenta combustione, convogliamento dell'aria calda che arriva sopra nella zona notte. Una casa, guardate, dopo vi facciamo passare degli scatti, degli spessori dei muri, tutti serramenti, massello di legno, vetrocamera a basso emissivo, signori, zanzariere. Venite a vedere una cucina, voi avete l'angolo cottura, qui abbiamo una cucina che è 4 metri per 4, Nico, fai vedere per cortesia questa cucina e siamo nella zona giorno, guardate. 4 metri per 4, che anche questo a noi donne quanto serve. Casa, un'altra cosa, la luminosità di questa. Nico, vai attento ai piedi, vai indietro, faccio come Giacobbo. Stai attento, vai indietro. No, ma guardate, 35 metri quadrati di terrazzo, in pieno sole. Vedete che ci sono le tende ovunque, perché qua siamo al sole sempre. 35 metri quadrati, Nico, da fai una panoramica di tutto il verde che ci circonda. Sentite il rumore, gli uccellini. Aspetta, che ho già in mente la classica domanda. Ma non è che poi qua di fronte mi costruiscono un condominio? Bravo, Nick, bravo, bravo. Assolutamente no. Questo era un antico cascinale che è stato praticamente raso al suolo e dopo faremo vedere cosa rimane del cascinale, oltre alcune murature. Tutto il resto è zona agricola, non più edificabile. Già questo, se non ci fosse stato il cascinale, non si poteva costruire. Andiamo a vedere la zona notte, Nick? Yes, andiamo. Guardate, signori, siamo saliti su un piano. Questo è il balcone che serve la zona notte, sempre con affaccio su questo verde meraviglioso. Oggi purtroppo non è la giornata più soleggiata per godere anche della luminosità e la luce che entra in questa casa. Ora vediamo se è arrivato il vecchio, perché mi sa che ci deve descrivere la zona notte. Silvio! No, ma guarda, no. Allora, la zona notte, facciamo passare degli scatti. 3 camere da letto matrimoniali, all'interno della camera padronale, bagno padronale, quindi in questa zona abbiamo
3 camere da letto matrimoniali e 2 bagni, di cui uno che serve direttamente l'interno della camera matrimoniale. Avete visto che sotto abbiamo un camino a lenta combustione, canna fumaria anche in questa zona. La casa ha un impianto di riscaldamento, poi vi parleremo dell'impianto, con tutti i suoi radiatori in ghisa della tema, e con questa stufa a pelle e il camino acceso voi avete tutta questa casa che è completamente riscaldata. Com'è Nico Biellese che non... Territorio straordinario. E questa è una proprietà straordinaria. Abbiamo visto solo il primo quarto, andiamo a vedere il resto. Andiamo. Scusate ragazzi, manca il vano d'ingresso. Comunque, dal cortile che vedete là in fondo, tramite questa fantastica zona porticata e varcato questo meraviglioso portone corazzato, aspettate che buona usanza. Avanti! Avanti, lo dico io lì. Ah, scusami. Sì, entra qua dentro. Cosa abbiamo qua? Qui si vede la pancia, amico. No. Il nero nasconde. Costava niente anche quella, lo prego. E qui abbiamo il vano d'ingresso che disimpegna tramite la scala che, come vi ha detto Nicolò, è acciaio e pietra, tutta l'unità che è indipendente che abbiamo visto prima. La porta che vedi, Nico, porta in una meraviglia di una bellezza architettonica che a breve vi faremo vedere, ma è una sorpresa incredibile, mentre la porta che vedete alla vostra destra sta disimpegnando un'unità abitativa di 60 metri quadrati completamente indipendente. La casa è dotata di impianto di irrigazione computerizzato, 10.000 metri quadrati computerizzati, l'acqua viene attinta dal pozzo, abbiamo i pannelli solari, caldaia a caminetto lenta combustione e caldaia a condensazione che alimenta tutti i radiatori che sono in ghisa. Il trave che vedete qui sopra, il proprietario ha voluto salvarlo perché è un trave in castagno e lì soltanto a memoria di quello che c'era qui prima, perché qua, signori, hanno tolto tutto. Ci sono 2 solai, si è fatto il primo solaio, barriera antivapore, isolamento tutto, igloo, canalizzazione dell'aria all'esterno, secondo solaio, posati i pavimenti. La casa, credetemi, è veramente un'opera d'arte. Adesso passano gli scatti e andremo a vedere l'unità di 60 metri quadrati che è completamente finita, ma non è finito, perché poi abbiamo 165 metri quadrati di sottotetto. Va detto che la casa ha tutti i tetti nuovi, adesso ve li faremo vedere, e poi una meraviglia architettonica che adesso vedrete, che è la stalla. La pancia si vede, ma... No, nasconde bene il blu. Boh, andiamo. Il tetto, come anticipava prima il vecchio, è stato completamente rifatto da zero, ma hanno mantenuto le capriate originali. Guardate che meraviglia! E solaio rifatto nuovo. Qui abbiamo 165 metri quadrati. Voi pensate che bello, una zona giorno col tetto vista così, pacco coi bente che mettiamo sotto i coppi, la zona giorno con il tetto vista, un camino centrale, corridoio nel lato nord che ci va a disimpegnare 3 o 4 camere, il tutto che affaccia, prego Nico, vai a dare un'occhiata su questa meraviglia di Biellese, territorio straordinario. Queste, amici miei, erano le vecchie stalle dove il proprietario qua ha fatto un ripristino veramente meraviglioso. Guardate la muratura esterna. Pietra dove buona parte è sienite della balba e mattone a vista completamente sabbiato. Ma ora mi taccio, ripasso la palla al vecchio perché è lui che si emoziona, deve descriverlo lui qua dentro, non c'è niente da fare. No, ma guardate i dettagli, i falsi telai sono già tutti posati, i davanzali sono tutti posati. Stiamo parlando di murature potenti dove tutto è sienite e mattone pieno. Come abbiamo già detto in un altro video, pensate che quando arrivavano questi mattoni il capomastro li batteva uno a uno e se non vibravano come un diapason tornavano indietro. Nicolò, per cortesia, i capitelli, guardate i capitelli, gli appoggi delle putrelle che reggono questa
questa volta che è in mattone pieno. In questa zona cos'è stato fatto? A parte aver sabbiato tutto, che adesso sarebbe pronto per essere incerato con dei prodotti naturali, ma anche qui si è scavato tutto, due solai, isolamento, igloo a reazione esterna e i tubi, vedi Nico, questi tubi che vedete qua, è già tutto predisposto per degli eventuali scarichi. In questa unità, che abbiamo già tutto perché arriva l'acqua dentro, abbiamo l'impianto elettrico, ci sarebbe a questo punto da dividere col cartongesso quello che si vuol dividere, il resto lasciarlo aperto. Io queste murature non le intonacherei, le lascerei così, perché tutto questo dà su questo verde eccezionale e guardate che dimora. Qui abbiamo, tolta quella parete lì, altri 165 metri quadrati come quello che avete visto sopra. Qualche cosa di veramente, ma mi attaccherei a questo anello, resterei qua. Nicolò, ma tu che vendi case, quante proprietà così hai visto? Pochissime. E io cos'è che faccio? Vendo case, ma vabbè. Signori, no, ma guardate, allora, il capanno che vedete alle mie spalle può contenere tranquillamente quattro macchine, altre due stanno in quella zona là. Avete visto questo prato? Qui abbiamo attacchi dell'acqua ovunque, alimentata dal pozzo. Con il pozzo si potrebbe fare una piscina bellissima. C'è già anche un progetto dove andare a collocarla. È qualcosa di spettacolare. Se sei un amante del cavallo, guarda, in questa zona qua il proprietario aveva fatto, vieni Nicolò che così la vedi all'interno, una stalla per due cavalli, aveva recintato un perimetro di 2000 metri e i cavalli entravano ed uscivano per conto loro, andate a vedere all'interno. Signori, investire nel biellese è veramente un investimento. Questa proprietà l'abbiamo abbassata, troverete anche dei vecchi video che avevamo fatto, siamo scesi a 475.000 euro. È un'unità che permette a quattro famiglie di vivere in assoluta indipendenza, avete 10.000 metri quadrati di terreno ed è un investimento che è eccezionale. Siamo vicini all'asse autostradale Torino-Milano, siamo nel verde, con 475.000 euro nelle vostre grandi città non comprate nulla, volete insediare all'interno di questa proprietà un'attività, un ristorante, un centro culturale, qualunque cosa, quattro famiglie, un'attività, è veramente una proprietà da non perdere. Io Nico direi che detto il prezzo 475, hai delle domande Nico che devo... No, chiedere solo biellese territorio com'è che è già? E mi pare che è straordinario, come straordinario è l'investimento che venite a fare qua. Io signori non attendo altro, non credete a nulla di quello che diciamo, dovete alzare il telefono, fissare un appuntamento e venire a vedere se quanto vi abbiamo detto corrisponde a verità. Qui potete entrare domani mattina, al limite il decoratore e nel resto potete fare quello che volete. Nico, io prendo la moto, me ne torno, vado in ferie. Aspetta, e noi di Abita come siamo? Quello non mi viene, com'è Nick? Sempre in movimento. Capisci, una certa età c'è, però le penne mi vengono ancora bene. Ciao motociclista! Dall'arno a un impianto solare, c'è il pavimento, pannelli solari, caldaia a un impianto solare, caldaia a condensazione su radiatori in ghisa con le mandate chiaramente piccole. No. Scusate l'occhio birbo, ma aspetta, questo. Questo figlio è questo qua, eh? Boh, cancella. Lascialo.